È stata una bella occasione questa della conferenza mondiale sulla statistica in agricoltura a Roma, in cui con la FAO abbiamo organizzato un evento di grandissimo livello con una partecipazione molto ampia. In particolare il successo lo testimonia il fatto che sono 80 i paesi che hanno contribuito a questa manifestazione e abbiamo ricevuto interventi da 600 persone nel mondo, quindi una grande iniziativa di carattere globale. Il tema è molto rilevante proprio perché siamo in fase di implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'agricoltura rappresenta un filo rosso tra i diversi obiettivi dell'Agenda. Non solo, ce ne sono alcuni naturalmente collegati proprio all'agricoltura, come la riduzione della fame nel mondo, ma è un tema molto rilevante che riguarda non soltanto il cibo, la sicurezza alimentare, ma anche le condizioni di vita delle persone che sono nelle aree rurali, il tema della inclusione sociale, in cui c'è anche il tema delle disuguaglianze di genere e dello sfruttamento del lavoro dei minori e altri temi collegati alla gestione delle risorse. L'agricoltura infatti non va vista soltanto in termini di produzione ma di utilizzo di risorse naturali e quindi è un tema molto importante anche per il pianeta. Modernizzare le statistiche in agricoltura vuol dire dare risposte più veloci o anche a spettro più ampio? Modernizzare vuol dire arricchire l'informazione, renderla più tempestiva grazie allo sfruttamento della tecnologia, dei metodi e soprattutto di una raccolta dati che si fondi non più solo sulle indagini ma anche sullo sfruttamento dei dati amministrativi e dei big data. Cosa si aspetta dall'esito dei lavori? Mi aspetto che i paesi possano beneficiare di questa occasione in termini di scambio di esperienze e discussione sulle risposte da dare, proprio basandosi su partnership e cooperazioni.